Vado. Venaria per l'83. Avanti, Venaria in ascolto. Venaria, recati in Piazza Annunziata, incidente stradale con persona incastrata all'interno. OK, Venaria sta ricevendo l'intervento. Quando è brutto. Ragazzi, c'è da uscire, incidente stradale in Piazza dell'Annunziata Venaria. 25 aprile in Piazza Annunziata stiamo assistendo insieme ai vigili del fuoco alla simulazione di un incidente stradale. Praticamente è arrivata la chiamata alla centrale operativa, al distaccamento dei vigili del fuoco di Venaria Reale e le squadre di soccorso si sono messe in moto per raggiungere il posto. Siamo con il capo distaccamento dei vigili del fuoco di Venaria, Angelo Lomonaco. Comandante, che cosa succede dal momento della chiamata al momento in cui avete raggiunto l'obiettivo? Allora, le squadre o la squadra o le squadre che arrivano sul posto, il caposquadra appena arriva sul posto fa una prima valutazione dello scenario, controlla e verifica e dà poi le disposizioni a tutto il resto della squadra. Se c'è una persona incastrata comincia a valutare il rischio evolutivo che potrebbe esserci, fa staccare le batterie, fa vedere un attimino la persona, se in che modo fare l'estrazione della persona. In questo momento, con il lavoro che ha fatto la squadra, dopo una prima amnesi del caposquadra, comunque comincia a far preparare la squadra dando i compiti ad ognuno di loro. Di prepararsi a eseguire l'intervento. Nello stesso momento arriva anche la chiamata alla Croce Verde. Esatto, col numero unico oggigiorno, o da quasi un anno, c'è il numero unico che è il 112 e vengono smistate tutte le chiamate ai vari enti, che sia l'ex 118, l'ex 115, vengono distribuiti i compiti per tutti i componenti della squadra. Nel frattempo il capo ha valutato cosa c'è da fare, quindi se c'è da fare l'estricazione della persona, bisogna liberare questa persona in modo da permettere agli operatori del 118 di poter operare in tutta tranquillità, in tutta sicurezza vicino alla macchina. Si comincia col taglio della macchina, cioè aprire completamente la macchina in modo da poter riuscire a liberare la persona incastrata. Si toglie il parabrezza, si cerca di entrare subito dentro, coprire la persona infortunata con un telo, con una coperta, eventualmente anche con i nostri Nomex, che sono quelli che usiamo noi per proteggerci dalle fiamme o anche altri lavori. Una volta fatto questo, cosa si fa? Si fa che si taglia la macchina, si libera il tetto, si fa in modo che la persona sia completamente libera da poterla estrarre dall'interno della macchina. Una volta fatto questo si lascia il posto agli operatori del 118. Loro provvederanno al primo mantenimento della persona, dopodiché si farà l'estricazione completa da noi, collaborando con loro per dare una mano a estrarre la persona. E c'è uno dei vostri uomini che dà supporto interno al conducente. Esatto, è una persona che va dentro, cerca di dargli aiuto morale, dargli supporto, un po' di conforto e coprirlo con questo telino, con questa coperta o qualunque cosa che possa evitare di procurargli dei danni se nel caso dovesse spaccarsi il vetro della parabrezza o un vetro della macchina o una qualsiasi altra cosa per poter permetterci di fare il taglio della macchina con il gruppo di cesoie. Ecco, gruppo di cesoie è il nuovo gruppo di cesoie che è stato donato dai cittadini? Sì, non solo i cittadini, con l'aiuto anche di varie associazioni di volontariato del territorio, cioè della città di Venaria, anche il comune di Venaria ha collaborato alla raccolta di qualche fondo per l'acquisto di queste cose qui, è tutto merito grazie anche alla nostra madrina Maria Di Benedetto e il nostro grande amico Fabio Artesi, che ha collaborato anche lui a questa riuscita di raccolta fondi per l'acquisto. Cioè, abbiamo contribuito, noi come distaccamento abbiamo contribuito con i vigili all'acquisto anche
di questo, dandoci, autotassandoci, comprando, cioè per comprare questo gruppo da taglio nuovo. Qui vediamo i volontari dei Vigili del Fuoco di Venaria. In quanti siete? Qui all'interno siamo circa 80 persone, abbondiamo di qualche unità, ma siamo sugli 80 persone. Lavoriamo costantemente, pomeriggi, sera, facciamo anche le notti, siamo abbastanza, diciamo, quasi non H24, perché purtroppo c'è gente, cioè purtroppo no, per carità, lavoriamo, però diamo tanto tempo del nostro tempo, togliendolo anche a volte anche alle nostre famiglie, ai nostri cari, per venire qua ed aiutare gli altri. Quanti sono gli interventi che avete eseguito? Allora, c'è una media di quasi oltre 1000 interventi all'anno, statisticamente facciamo oltre 1000 interventi all'anno, poi variano da 1100, 1200, 1300 ogni anno. Ecco, una volta che il conducente è estratto dalle lamiere, interviene la Croce Verde, il vostro lavoro è finito. Esatto, la sanità, esatto, se il nostro lavoro è finito, no. Non è ancora finito, perché dobbiamo cercare di mettere la macchina in tutta sicurezza, cioè fare in modo che questa macchina non possa provocare ancora ulteriori danni. Se per la strada bisogna rimuovere il mezzo, se questa macchina ha tirato fuori dei liquidi quali olio o altri liquidi che potrebbero essere pericolosi o dannosi per quelli che possono viaggiare su quella strada, bisogna fare in modo che questi fluidi venga bonificata la strada. Ecco, in questo momento stiamo vedendo i Vigili del Fuoco che stanno maneggiando le cesoie. Sì. Pesano parecchio, è uno sforzo non semplice, ecco. Siamo intorno ai 20 kg come cesoia, quindi sui 17 kg siamo, esatto, intorno ai 17 kg. Poi c'è lo sforzo del lavoro, una cosa l'altra, per cui lo stress anche, per cui diventa molto più pesante la cesoia. Vediamo anche un'apertura molto, molto elevata. Sì, questo nuovo tipo di cesoia, oltre ad avere una pressione molto maggiore rispetto a quella vecchia, oltre il doppio di quella che potevamo usare su quella vecchia, che era di 350 bar, con questa qua siamo a 750 bar di pressione, per cui riesce a tagliare di tutto. Poi è completo di un expander che serve ancora, è un tubo che si espande e allarga ancora ulteriormente, completa di taglia pedali, che prima non ce l'avevamo. No, è una cosa, il motore può lavorare tutti e due contemporaneamente le due cose, prima con l'altra non potevamo lavorare in combinata, o si lavorava solo con le cesoie o solo col divaricatore. Quante sono le squadre che operano sul territorio venariese e non solo venariese? Sì, allora in questo distaccamento si lavora con tre squadre a rotazione. Abbiamo voluto fare tre squadre in modo che tutte le squadre possano lavorare con tutte le squadre che sono presenti nel turno della componente permanente. Loro sono in quattro, come quattro turni, e noi siamo suddivisi in tre, in modo che possiamo fare la rotazione, in modo da poterci conoscere tutti, in modo da poter riuscire a lavorare con tutti quanti. Gli altri distaccamenti, ognuno è un po' autonomo in base alle turnazioni che gestisce, in base alle proprie persone che ha all'interno, siamo autonomi su questo lato qui delle turnazioni. All'interno del distaccamento non ci siamo solo uomini, ma ci sono anche delle donne che lavorano con noi in tutto per tutto, fanno le stesse identiche cose che facciamo noi. Da poco nelle vostre squadre ci sono nuovi volontari? Esatto, sono arrivati nuovi volontari, precisamente 7, di cui c'è una donna e 6 sono uomini, e sono state inserite nelle varie squadre e fanno anche loro gli stessi turni che facciamo noi. Questa simulazione non è solamente servita ai cittadini per far vedere come operano i Vigili del Fuoco? No, questa simulazione
è stata voluta più che altro da me e da noi, dei ragazzi del distaccamento, anche per far vedere che comunque il loro buon cuore, la loro sensibilità è andata veramente a buon fine. Non è stata vanificata come potrebbe capitare in altre associazioni e in altri enti. Comandante, qua in piazza stiamo vedendo anche questa casetta degli eroi, un progetto del comando dei Vigili del Fuoco di Torino e il distaccamento dei volontari di Venaria. Questo progetto della Casa degli Errori è una cosa fortemente voluta dal adesso comandante del comando di Biella, il dottor ingegner Guarnera Mariano, e io e Gulmini, il signor Gulmini, abbiamo collaborato col comandante Guarnera a riguardo alla progettazione e al fatto di poterla poi finire questa Casa degli Errori. È un progetto voluto e finanziato anche dall'INAIL, e riguarda è un container che comunque, aprendolo, riproduce come se fosse un appartamento, con gli stessi locali, con le stesse tipologie di un appartamento, con bagno, cucina, salottino, c'è anche un camino all'interno, e riproduce quello che potrebbero essere i rischi domestici all'interno di una casa, quale potrebbe essere il fatto di mettere uno straccio davanti al forno che è caldo, che potrebbe prendere fuoco, o far vedere una padella col manico girato verso l'esterno, un bambino passa mentre sta cuocendo qualcosa all'interno, tirarsela giù addosso, lasciare un ferro da stiro sopra una camicia mentre si sta stirando, oppure collegare contemporaneamente più multiple e mandare in surriscaldamento un camino, la mamma fa le pulizie, lascia una bottiglia di liquido infiammabile vicino al camino, oppure il phon attaccato sulla vasca da bagno, mentre sta facendo il bagno c'è il phon lì attaccato collegato alla presa. Sono diversi rischi che ci possono capitare in casa, oppure la sigaretta nel posacenere sulla poltrona. Tra i diversi compiti del Vigili del Fuoco, anche quello di sensibilizzare nelle scuole. Nelle scuole, esatto. Più che altro nasce per questa cosa qua, sensibilizzare i ragazzi e far vedere tutto quello che non si dovrebbe teoricamente fare in casa. E la cosa riesce, perché tante volte i bambini, la voce dell'innocenza comunque, vengono a dire: ah, ma io a casa lo faccio questo, oppure la mia mamma lo fa sempre questo. Per cui si vede che comunque c'è ancora molto da spiegare a questi bambini sul rischio domestico, e c'è tanto lavoro da fare, anche se sono notevolmente ridotti.